Ben approdati nuovamente sul mio canale. Unghia rincollata, ma stavolta non si è staccata completamente. Le sto mantenendo. Dunque, inquadratura singolare. Come mai? Come mai questa inquadratura singolare? Perché è arrivato il momento, gente, de fa un po' de pulizia. Quindi un po' de decluttering. Allora, la mia rosea prospettiva è quella di realizzare il decluttering in questo video di tutti e tre i cassetti dedicati alla base. Ci proviamo, regà, non garantisco niente. Ci proviamo. Vediamo un po' quello che succede. Ora, io spero che questa inquadratura sia abbastanza decente da farvi vedere, sembrerebbe più o meno di sì. E in questo primo cassetto abbiamo fondotinta, primer e correttori, ma andiamo a incominciare. Or dunque, in primis vado a togliere questa prima cosa che vedo, che è il primer di Dior. Ho da togliere perché c'ho quello nuovo che mi è appena arrivato e questo ancora ce n'è un certo quantitativo, quindi lo metterò da parte per regalarlo a chi dovesse eventualmente averne bisogno. Ma io me ne tengo uno solo, insomma, non direi ne tengo due, onde evitare di farli scadere entrambi. Poi vediamo un po'. Ci abbiamo questo primer, Light Correcting Serum Primer di Catrice, che non so quando risalga e non ha un aspetto molto molto caruccio. Se state a vedere, mi sa che poverino non se la passa proprio benissimo. Come primer non è male, però a parte il fatto che è quasi oltre la metà di essere finito, ha fatto tutto questo sgrumame, direi co buttamo, che è meglio. Poi Revolution Pro Base, questo qui è un primer spray in formula acquosa idratante, teniamolo, si può sempre utilizzare. Poi vabbè, abbiamo qua i due primer appunto di Dior, tra cui quello luminoso che adoro. Poi qui ci sono due farsali, questi sono dei tempi un po' di checchennina, gente. Io penso che farò anche un contenitore. Madonna santa, che è successo qua? Allora, a parte il fatto che praticamente è finito, plot twist, l'unicorn è finito, via. Pure questo si butta. Poi questo è quello blerante ma idratante, ottimo, io adoro questo primer, e però è tipo un po' una schifezza pure questo. Ed è andato anche questo farsali. E olè. Poi non è molto bello da vedere. Honey Dew Me Up, questo è praticamente nuovo, il primer colloso, idratoso, non è affatto male. Bello questo primer, poi sensorialmente anche è veramente fantastico. E questo so tenemo. Abbiamo salvato uno almeno, non so, qua ne cadombe. Allora, questo qui è un primer di Kiko, uscito con una collezione dedicata agli anni 70, sembrerebbe, e dovrebbe essere, vediamo un po', praticamente una sorta di dupe di quello di Tatcha, perché va proprio a
blerrare alla grande la grana della pelle e l'odore ok, non è niente affatto male e questo lo tenemo. Andiamo a un altro. Oh, Daily Diaries Illuminating Priming Gel. Questa linea non c'è più, però il primer ancora va. Madonna, quanto l'ho messo! Mi sa che ho tipo leggermente esagerato, gente. Devo rimediare le serviette perché ho il mondo sulla mano. Comunque, come potete vedere, è veramente figo. È veramente bello. E questo sosteniamo. C'ho lo schifo sulla mano. Ah, questo era il famoso primer alla Sambuca. Vediamo se ancora salviamo. Mamma mia, l'odore di Sambuca. No, buonissimo questo, gente. Un primer idratante buonissimo. Bello. Mi piace un sacco. Adoro l'odore di Sambuca. L'anice. Poi qui abbiamo questo Lokit di Kat Von D, però per quanto riguarda primer idratanti ne ho veramente una marea. Questo Lokit ha fatto il suo tempo, quindi teniamolo da parte e poi faremo un discorso a parte per quanto riguarda KVD. Poi questo Total Control di NYX, anche questo è un primer sempre vellutante. Sembra che sia ancora vivo, regà. Miracolo. E mi piace anche tanto com'è il risultato, perché all'inizio, finché non si asciuga, sembra luminoso. Poi, una volta che si asciuga, fa proprio un effetto vellutante sulla pelle. Molto, molto bello. Ora. Cos'altro abbiamo? Sempre qui di Catrice HD Active Performer. Dove stai? Eccote qua. Primer Water Sweet Proof e addirittura Pore Minimizing, che questo ci piace sempre, soprattutto dopo una certa età. Il Pore Minimizing è il suo perché. Bellino, mo che viene l'inverno. Questi si usano come il pane perché ricomincio anche a usare il fondotinta su tutto il viso. Quindi questo sosteniamo. Fondotinti guardiamo dopo. E qui abbiamo Chica Pear di Dr. Jart che io utilizzo proprio come primer pre-trucco, pre-fondo, ma anche da sola ha un effetto assolutamente meraviglioso. E questo è proprio un prodotto, uno dei miei mai senza. E vi assicuro che vi basta anche soltanto la mini size. Madonna, che odore di erba medica però. Vi basta anche soltanto la mini size perché vi dura proprio un fottio. E io infatti non ho mai comprato la full size. E questo è un prodotto assolutamente da avere, non soltanto per chi ha problemi di rossori, perché va a coprire anche tutto ciò che sono le imperfezioni rossastre, quindi anche macchie di brufoli, capillari, cose di questo tipo, ma va a fare proprio un effetto perfezionante per quanto riguarda la grana della pelle e la texture e tutto l'insieme delle imperfezioni, quindi toppissima. Poi qua abbiamo un mini primer di Fenty Beauty, cercavo di velocizzasse perché qua sta andando proprio lenta come la muerte. Questo qui lo teniamo anche perché devo ancora provarlo. Questo è un primer di Becca. Becca purtroppo non esiste più. Questo è lo Shimmering Skin Perfector. È uno dei miei primer preferiti e lo tengo anche per finirlo, che ormai è quasi arrivato. Poi Fresh and Fit Awake Primer. Questo sempre Pore Minimizing Effect, cosa che io adoro. Però contiene anche un complesso di vitamine. E acqua di Camberi, questo è un primer sempre che amo moltissimo, si abbina dal suo fondotinta che con altri e quindi lo si tenne. Poi continuiamoci a vedere i primer. Allora, questo
della linea Peach di Too Faced, mi piace molto, sempre per minimizzare i pori, e lo tengo, ma non è solo per minimizzare i pori, è anche infuso con pesca e fico dolce, crema di fico dolce, quindi va anche ad avere un effetto elasticizzante sulla pelle. Poi l'hangover, ho questo campioncino, devo ancora provarlo, e quindi il campioncino lo teniamo. Poi il pore filler di Benetton, sì, l'Allero, compro una vocale. Il Pore Professional di Benefit, che con tutti questi pore minimizing che ho, ma purtroppo ecco, questa è una cosa che dopo una certa età andare a uniformare un po' la grana della pelle serve, quindi mi piace che ci sia nei primer questa caratteristica. E questo è il più potente di tutti, The Power of Pore Minimizer, e lo teniamo. Questo Lotti London, ma qualcuno sa, ricorda ancora sto brand Lotti London? Porca miseria. Allora, vediamo un po'. Bell'effetto, mi piace. Mi piace, ma soprattutto questo primer non l'ho mai provato e credo proprio che lo terrò per testarlo. Dunque, con i primer abbiamo finito. Ora direi andiamo a dare un'occhiata ai correttori. Allora, intanto abbiamo tutti questi che sono in poche parole dei tester del Transformist di Astra, che io utilizzo spesso come correttori. Il formato è esattamente quello dei correttori, sono tutti i numeri rimasti perché il 2 e il 3 li ho già terminati, però ho tutte le altre 6 shade che c'erano finché non venisse ampliata la linea, e quindi questi li tengo tutti perché sono utili per un cifrone di cose. Scusate, ma faccio un po' impressione che sto struccata. Poi, c'è stata una fuga di un correttore. Aiuto! Recuperato il Fuggitivo, che è un correttore che comunque terrò perché è il Best Skin Ever di Sephora. Un correttore che amo e ovviamente tengo. Poi, Essence Camouflage. Questo è una colorazione veramente molto chiara, la numero 10 nude, però voglio tenerlo come correttore illuminante perché mi piace anche come sottotono, e quindi questo lo tenim. Poi Camouflage di LT Glow, questo pure lo teniamo, e teniamo anche l'altro. Quindi questi se tengono. Poi questo Ambi di Lotti London ha rispuntato di nuovo. Yeah! Vediamo un attimo. Non lo so, gente, non mi convince tantissimo questo colore. Mi sembra che sia un zinzino troppo rosato, forse in camera può sembrare che va bene, ma dal vivo mi sembra un pochettino troppo rosatiello. Siccome dovrei usarlo nel contorno occhi, non so che tipo di tonalità sia, ma questo mi sa che lo damo via. Un backup del mio correttore Prefe Prefe, l'Instant Anti-Age di Maybelline. Poi qui che c'è Sephora Revolution Conceal and Define. Questo mi ricordo benissimo che avevo cannato totalmente la colorazione. Infatti, cioè, vi prego, guardate che roba terrificante. E questo lo diamo via. Poi Huda Beauty, questo poco prima che facessero quello nuovo, la mia colorazione è
nougat, e questo ovviamente si tenne e si finisse perché poi voglio provare quello nuovo. Poi questo è un correttore per la color correction aranciato, ovviamente il mio problema fondamentale sono le occhiaie, di Wycon, ed è veramente un ottimo 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 correttore per le occhiaie. Ci tiene. Poi qui abbiamo palettina dei correttori e anche per il contour di Astra, ottima. Ultimi due correttori, c'è questo Camouflage, è un correttore illuminante che può andare bene sia per andare a illuminare il contorno occhi che le zone un po' grigie del viso, di Catrice. E poi un correttore aranciato di Wycon che è sempre toppissimo per quanto riguarda il perioculare e le occhiaie da pond. Per il resto andiamo a vedere ora i fondotinta. Dunque c'è questo fondo bianco per i trucchi halloweeneschi o simili che lo andiamo a buttare perché ormai puzza poco di morte e dei cadaveri. Poi, allora, questi due fondotinta sono un mio cruccione enorme. Dunque, questo fondotinta di Astra, che non ho controllato se sia ancora presente sul sito, ma mi sembra proprio di sì, è Astra My Foundation, ed è un fondotinta idratante ottimo, con coprenza medio-bassa, stratificabile, non segna, è elastico sul viso, è una bomba di prodotto, ma io non riesco a trovare una shade che si accordi con la mia, e nessuna di queste due lo è. Questa è la numero 24, ma per me è troppo chiara, rasente la morte, e questa è la numero 26 e per me è troppo scura, quindi sono costretta con rammarico immenso a darli via entrambi. Pretty Natural, questo è un ottimo ottimo fondotinta idratante di Essence, sempre coprenza media, stratificabile ma non è che diventa chissà che, più uno di quei perfezionatori di incarnato ma con una coprenza superiore alla media di questi prodotti che vanno tanto adesso, e mi piace un casino. Se vi interessa saperlo, il mio numero è lo 050, ma credo che sia leggermente chiaro. Forse proverò anche altre shade, ma per adesso va bene. Poi, HD Liquid Coverage di Catrice. Ho visto che ne è appena uscita una versione riformulata e sono curiosissima di provarla. E non appena ne avrò possibilità lo andrò a prendere. Per quanto riguarda la vecchia formulazione, la mia colorazione è la 030 Sand Beige. Ed è un fondotinta pazzesco. Adoro. Ora, situazione KVD. Allora, questo è il primo fondotinta di Kat Von D, il Lock It. Io ne ho ben tre shade, ma una di queste, gente, se ne deve annà. E credo che quella che se ne andrà sarà sicuramente la 45 Light Warm, che è quella che ho utilizzato di più, pur essendo ancora troppo chiara per me. Questa è ancora più chiara della 45 perché è la 43 Light, però l'altra shade che ho è la 52 Medium Warm, quindi mescolando queste due riesco sicuramente a raggiungere la mia shade, e quindi ho deciso che terrò queste due colorazioni e quest'altro lo regaleremo a qualcuno, e a questo punto assieme al suo primer, e quindi damo via pure questi. Dopodiché qua vedo un elemento che deve assolutamente andare via, che è io F2, capite? F2 di questo correttore e un fondotinta di Revolution Conceal and Define. Adesso poi è uscita la versione idratante e vorrei acquistare quella, perché questa è molto gnocca, oltre ad essere bianco morto ammazzato, perché è veramente troppo troppo chiara per me.
che dire, troverà un altro padrone. Molto molto liquidino. Questo qui è il fondotinta di Dior, Dior Backstage. E la colorazione che ho io è 1 Warm, forse un pochino troppo chiara, infatti vorrei provare la 2, che in realtà mi ha provato Gabriele quando mi ha truccato, e per adesso continuo a tenere questa e finché non prenderò poi la 2 e vedrò qual è quella con cui mi trovo meglio. Fondotintoni low cost. Questa, una volta feci i video in cui mi trucco con la linea Smart, gli unici due brand che avevano la linea Smart sono Kiko e Wycon. Quindi con la linea Smart di Kiko, e ho comprato tutti i prodotti per una full face completa, e con quella di Wycon, che è la linea Quick. Ma vediamo un po'. Questo mi suona strano ed è lo Universal Foundation, mi sembra, sì, no, Universal Fit, che è un fondotinta molto buono di Kiko, quantomeno io mi ci trovo bene. Però non credo che sia più agibile, se è tipo separato è uscito un po' di liquidino e poi della roba scatarrata così. Forse è arrivato il momento. Madonna, come si estende da schifo. Il colore però è giusto per me ed è il Warm Beige 15. Nel caso in cui abbiate la mia stessa tonalità di pelle e volete provare questo fondotinta, che credo sia ancora nella linea permanente Smart, quella è la colorazione. Però credo proprio che lo buttiamo. Speriamo che il Quick di Wycon sia vivo. Quella sembra che ci dia soddisfazioni. Ok, questo l'abbiamo salvato. E anche di questo ho la NC15. E anche questo comunque è un buon prodotto. Io ve lo consiglio se volete un fondotinta che costi poco ed abbia delle buone performance con acido ialuronico e vitamina E. Va bene anche per la pelle AG. Ho fatto pure la rima. Provatelo. Ottimo, ottimo, ottimo fondotinta Wet n Wild Photo Focus Foundation Fondotint. La mia colorazione è la Golden Beige. Con questo mi trovo veramente da panico. Sottinteso Motengo. Poi Transformist di Astra, un fondotinta che mi piace veramente molto. Io ho due shade che sono la 03 e la 02, sono quelle più vicine al mio incarnato, una per quando sono un po' più abbronzata, non ci riesco, e un'altra invece un po' per tutti i giorni. E niente, queste ovviamente le tengo, però voglio provare anche la nuova shade, che è, mi sembra, C2 o qualcosa di simile. Poi Insta Perfect di Essence, altro fondotinta che vi consiglio, ottimo, mi ci trovo molto molto bene e lo tengo. Vabbè, The Universal Foundation di Astra, uno dei miei fondotinta preferiti in assoluto. La colorazione che ho io è la 05 Warm Top. Altro fondotinta che amo, Born This Way, però nella sua versione idratante, e poi correttore della vita. Sempre Born This Way, entrambi ho la colorazione vanilla. Poi, Rimmel Lasting Finish, adesso è stato riformulato da poco, io però ho ancora da finire quello della vecchia formulazione, comunque un ottimo fondotinta che va bene anche per le pelli miste tendenti al secco come la mia e che vi consiglio per questo motivo. Altro fondotinta veramente ottimo è il Soft Matte di Astra, la colorazione che ho io è il numero 04 ed è perfetta. E poi qui ci abbiamo
The King, che è il Dharma Blend di Vichy, un fondotinta veramente che copre gli impossibili, anche i peccati di tutta la vostra famiglia fino alla quarta generazione. Punto. A this point abbiamo finito il primo cassetto, però per poter fare tutto il resto il video verrebbe di 2 ore e 3 quarti, quindi gente... Dunque, il cassetto l'abbiamo svuotato, le dita dei piedi mi si sono addormentate, sta in questa posizione. Questo è tutto ciò che abbiamo eliminato per quanto riguarda. Per quanto riguarda questa prima tranche. E niente, fatemi sapere che ne pensate nei commenti. E dopo tutto questo vi dico, attendete con ansia che arriverà anche la seconda parte con blush, ciprie e quant'altro. Il resto dei prodotti va a base, insomma. Qua primer, correttori e fondotinta. Sì, siamo levati dai coyotes. Detto questo, io vi saluto. Vi si ama a tutti quanti. Vi si ringrazia a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video.